Tutti ragazzi, oggi cioè, mi sa che è venuto lo spirito di Halloween, perché ci sono due ragni che dovrò mangiare sicuramente. Ho capito che challenge è. Ok, mettiamolo sul tavolo. Poi c'è questo, lecca lecca, non so perché dovrebbe esserci solo cose paurose, però vabbè. Poi c'è un occhio, madonna che mi sono preso un infarto, questo roba. Poi c'è il ciupa ciupa carino con i glitter. C'è la Big Bubble, c'è quella al lupo e ci sono questi. Non so, cioè, cosa mangiare prima, perché praticamente cioè, sono tutti uguali. Vabbè, iniziamo dal ragnetto. Sapete Eric e Dominic, no? Il primo video che hanno fatto dello spirito di Halloween c'era dove si mangiava Eric i ragnetti questi qua. Aspetta che ce n'è un altro e ve lo faccio vedere bene, perché io non l'ho ancora mangiato, eh. Ecco, non c'è. Cioè, non sono, cioè, tantissimo dolci. Senti, però comprateli, sono buoni. Praticamente, come si dice, questo è un cerotto, non pensate che mi sono rotta il dito, no, no. Cioè, come si dice? Sono buoni però, compratevi. Facciamo da parte tutto e lasciamo il ragnetto sopra la tavola e poi decido cosa, cioè, di secondo cosa prendere. Perché, cioè, sono tutti buoni. Io so cosa devo prendere qua. Mangia. Aspettate un attimo, non c'è niente. Mamma, ma sei sicura che non sono, come si dice, ragni veri? Ok. Ho il secondo qui in mano. C'è proprio le zampe, cioè. Allora, il corpo vi dico che, cioè, non è così tanto buono. A me piace il corpo, però vi scommetto che le zampe sono buonissime. Oh. Comunque, mi sono mangiato il secondo ragno, questo è il secondo ragno. Comunque ve lo giuro che adesso il corpo non me lo mangio, eh. Lo do o a mia sorella o a mio fratello. Perché il corpo vi giuro che non mi piace. Aia. I miei sono un po' duri perché ce li ho da Halloween, però sono buoni. Questo qua c'è. Cioè, mi avevo nascosti e non mi ricordavo più dove li avevo messi. Come hanno fatto saltare fuori, io non lo so. Comunque scusate se parlo a bocca aperta, cioè a bocca piena. È solo che devo parlare nel video, no? Cioè, se non parlo sto tutto il tempo zitta a mangiare. Aspetta,
aspetta un attimo qui. Che faccio il giro della casa per dare a mia sorella. Ok, ci ho messo. Vabbè, il tempo che ci voleva. Scusate se questo video dura tanto, però. Adesso andiamoci. No, circa alla fine del video. Prendiamoci questa. Sono già le 5:23 che sono nel video. Quindi quando finisce il video ve lo dico, perché secondo me voi vi annoiate, cioè mi dispiace per voi che dovete stare qui davanti, ma cioè se dovete andare a mangiare poi non c'è problema, potete andare. Mia sorella è stupida. No, questo qua è troppo gommoso. Lo do a mio fratello, a mia sorella. Ok, abbiamo fatto il giro della casa e lei è mia sorella. No. E si chiama Sofì. Ecco, vi assalto. Belli come il mondo. Ecco, la sentite. Comunque andate a seguire Mura, Aurora. Aurora, fidanzata di Mura. Er Gennaro, Giulia, Sara, Salemi e poi non mi ricordo. Andate a seguire tutti quelli lì della Wexula, come cacchio si chiama. Però di questo ne prendo un pezzo perché cioè sono già le 5, quindi cioè mi sono alzata un po' troppo tardi. Quindi ecco. Questo qui è il mio, come si dice, no, lecca staccato. Sapete quello che vi dà Babbo Natale? Ecco, quello lì. Molto zuccherato, però beh, buono. Ah. Guardate la mia babysitter cosa ha fatto, la mia babysitter. Sto scherzando, l'ho fatto io. Vabbè, dopo un'ora ho finito. Questo qua non mi va adesso. Mangio le cicche, sì, va bene. Mangio le cicche, no, alla fine. Adesso ci sono, scusate per i libri che cadono, ma sono vicino a tutti i libri. Ci sono questi qui. Prendiamoli. Sì, se li riesco ad aprire. Ce la faccio, vai via! Vai via! Aspetta. Aspettate. Anzi, facciamo una cosa, mettiamo le canzoni. Così loro le sentono, quelle che ci piacciono a noi. E basta che mi dai la cicca occhio. No, allora. Mi sembra che ci sono come si dice? Dove ci sono i dolci? Ma dove? Ok, io c'è il mio la metto tante perché. Dove ci sono i dolci? Scusate ragazzi, ma qui cos'è fatto? Niente, niente, giusto. I miss you so much. Where's your park? Non c'è la mia, mi devi. Dov'è? Si è basso dalla luna. Entra, mi dice. Chi è questo? Giochino dentro. Io non voglio questo. E di Babbo Natale. No, io voglio questo
pare. No, che schifo. No, ma dove sono le cose, i dolci? Aspettate un attimo, ragazzi. Scusate, ragazzi, Aspetto da una vita intera. Aspettate, devo ancora mangiare. Perché sennò se non mangio, i miei genitori non mi fanno mangiare neanche la cena. Quindi, se non vuoi usarmi dal letto, niente con me. E poi carichiamo la macchina senza sapere dove sono. Guarda, che sono stallati, sfidati. Sono quelli mini, mini, mini. Quando penso che sia vita, non mi importa di niente. Carini. Anche se è tardi, dormi da me, ti aspetto una vita intera. Se non canto non è che non la so, è che sto mangiando. Pazza di te, luna piena. Ci sono alcune che non le conosco, tipo un passo dalla luna la conosco. E te lo do. Ragazzi, ma quando mi fa incavolare, ma incavolare, mi arrabbio, ma sul serio, mi arrabbio, perché lei non deve fare così. A parte che sono la più grande di lei, sono, quindi cioè dovrebbe rispettarmi. Poi cioè, facciamo questa pubblicità, pubblicità e pubblicità, sei sempre pubblicità. Io la so ballare, però ho fatto un ballo a caso, Signore mondo, Signore mondo, una favola. Mi princesa, porti noi soleda, alla princesa, e alla noce oscura, non si spanta, e non si spanta, uno, due, tre, quattro, e cavallo. Ma questa qua è fine. Eh?
Sirago. Aspettatemi. Ho il tempo a scendere. Perché la pubblicità adesso no. Non ti serve un'altra cosa. Non ti basta, non tanto vero, non tanto, non ti serve. Oh, non so. Oh, sei qua. Oh, non so. Non so. E se avrai bisogno di guai. Ma non ti serve un secondo. E mi piedi tutto il mondo. E non ci servono parole. E prendimi per mano, non andiamo via. Tanto non mi posso sapere se tu non mi casa mia. Non mi non compagnia. Non prendimi per mano, che da soli si va più bene. Ma se non si va più bene, io non ci servono parole. Ma insieme si va più lontano. Io non sono sempre più lontano. Dove è quella? Andrà tutto solo. Ah. Non sono sempre più lontano. Andrà questa c'è nel film. Si può vedere l'altra parte. Ciao ragazzi, Bob. Ciao, dobbiamo chiudere alla prossima puntata. Mi raccomando, seguite i miei contatti.